Grazie a Taitano89 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere due o tre cosette molto rapidamente di alcuni oggetti che ho dimenticato durante il percorso. Ragazzi, sono proprio due cosette in croce, non vi preoccupate. Non siamo nello stesso punto dove ci siamo lasciati nell'ultimo capitolo, l'ultimo video, il 13. Ci eravamo lasciati davanti a una specie di demone. Ci ritorneremo subito, ragazzi. Questo un attimo per farvi vedere cosa non ho preso. Andremo nella famosa piazza, ma comunque per chi non mi vede spesso farò la solita accelerazione. Intanto un taglio. Eccoci qua, ragazzi, insediamento di non morti. Facciamo questa accelerazione e vi porto dove è interessante andare. Ok, ragazzi, io spero che abbiate capito dove siamo arrivati. Vi faccio vedere il primo oggettino che ci eravamo un attimo dimenticati. Ovviamente io giro sempre con il mio secondo personaggio. Se mi seguite sapete già cosa faccio con il secondo personaggio. E quindi ho trovato una cosa che potrebbe essere utile. So che mi sono dimenticato. Mi sono purtroppo dimenticato l'arco, cioè le frecce dell'arco. Ragazzi, l'oggettino ve lo faccio vedere, è lì. Quindi adesso accelero. E vi faccio trovare la piazza pulita e poi vediamo questo oggetto cosa c'ha. Ok, ragazzi, visto che non ce la facevo a toglierlo, a buttarlo giù con la balestra, l'ho fatto buttare giù con una bomba di fuoco. E cucri. Sento passi, ma penso siano un attimo fermi. Vediamo questi cucri. E piccolo machete davanti. Ecco, sentivo i passi, dovevo stare più attento. Dicevamo, piccolo macete da lancio, scagliarlo contro i nemici per causare danni a sanguinamento. Un'arma unica usata in origine dagli spadaccini di Karthus, ma ora molto in voga presso ladri e banditi. Ok, quindi era un piccolo oggetto che ci eravamo lasciati. Adesso una piccolissima accelerata, vi faccio vedere un altro posto. Eccoci qua, ragazzi, vi ricordate quest'angolo? Di solito andavamo a destra, cioè andavamo qui dritti, c'è la porticina, noi la apriamo e tanti saluti, ve la faccio anche vedere nel caso per i più sprovveduti. Comunque, se vedete i miei vecchi video, quella porta è dove si va per la via normale, mentre questa è un'altra via. Possiamo chiamarla segreta, non so. Certo, qui mi piacerebbe avere un attimo l'arco perché andare un po' più liscio, però non ce la facciamo bastare, ci facciamo bastare anzi quello poco che abbiamo, quel niente che abbiamo. Ah, stavo raccogliendo. Ok, anima morente, come me tra poco. Aspettate, ho appena visto che sono veramente un'anima morente anch'io. Ok, devo stare meno disattento. Comunque, uccidiamoci. Ma perché? Cioè, ragazzi, entra dentro il legno. Sì, tanto cadi, tanto cadi. Ok, tanto non muori. Che voi siete immortali con le cadute. No, è morto. Ah, ok. Cioè, siamo leggermente glitchati nel legno, ragazzi. Non è una cosa che mi diverte molto, però. Ok, sì, vabbè, voi mi state prendendo in qualsiasi modo, molto bene. Ma se io mi avvicino tu, cadi dentro come l'altro. Sì, hanno lo stesso meccanismo. Sotto che c'è qualcosa che ho fatto. Ragazzi, qui sotto ci sono incappucciati che ci aspettano e credo che sia. Ah, sì, è una parte che già abbiamo fatto, quindi non ci interessa. Ok. Altra cosa, lì c'è un oggetto che dobbiamo recuperare, lì la scala dove c'era il resto. Vediamo questo oggetto che non avevamo ancora preso. Scudo d'assi. Leggi messaggio. Non troverai nemico avanti, grazie. Scomparse la nonna, il nipote porta una gabbia. La porta sempre con sé e nonna non tornerà mai. Entra dunque nella gabbia e la sua ombra davanti, scusa, e la sua ombra diventerai. Ok, ragazzi, quindi ci dice di entrare in una gabbia per diventare l'ombra di qualcosa. Tutto molto chiaro, quindi per ora. Noi, comunque, l'ultima parte che non avevo ancora esplorato era questa e per poco non morivo. Ok, io spero di riuscire a fare il boss, tra virgolette, che c'è, quello che dovevamo fare all'inizio video, ragazzi, però ho deciso di fare questa, quindi ci facciamo un attimo questa parte. Aspettate,
Io sto morendo intanto. Il tizio qui non è aggressivo, ragazzi, come penso che avete notato. Questa roba qui, purtroppo, sto cercando di non farla cadere di sotto e ce l'ho fatta. Perché di sotto, ragazzi, c'è la torre dove dovremmo andare tra poco, in pratica. Anzi, ve la faccio vedere meglio perché poi faremo un'accelerata. Qui, ragazzi. Vi ricordate il tizio che ci aspetta sotto? C'è la torre, c'è Caterina e il ciccione con la testa a cipolla e nient'altro. Però voglio farvi vedere questo tizio dove ci porta. Se volete andare, ma adesso mi pare che sia inutile, però ci andiamo lo stesso. Esamina. Ok, dal tonfo e dalla gabbia rotta io suppongo che quello ci ha semplicemente buttati da forse un posto alto, forse da là sopra, non lo so ragazzi. Qui ci sono altri cadaveri e forse ci credeva un morto, forse era un netturbino, non lo so ragazzi. E io qua ragazzi ci sono già stato con il mio altro personaggio secondario e non ho trovato una via di uscita, però non... Cioè, non titubate, non state in apprensione, ci verrà dato un osso del ritorno se fate come faccio io, cioè se non attaccate la personcina che abbiamo tra poco davanti. Cioè, oh, è qua. Scudo del dio della guerra. Andiamo a leggere, cioè, questo sembra interessante. Ragazzi, mi sa che la boss fight la faremo nel boss fight. Il tizio, il demone lo faremo dopo, mi sa, nel prossimo video. Allora, eccolo qua. Scudo di legno rinforzato con metallo, il più grande tra gli scudi di legno. E il bizzarro disegno rappresenta un dio folle che gli abitanti di regioni lontane adoravano come dio della guerra. Abilità: equipaggio questo scudo nella mano sinistra per seguire l'abilità dell'arma nella mano destra. Non mi interessa. Prega presso l'altare del sacrificio, ancora non mi interessa. Ok, tizio che io non so chi tu sia. Questo pozzo è per i vacui, non per i sani di mente. Sei forse un essere vacuo travestito da persona qualunque? Sì. E ride. Certo, va tutto bene allora. È importante essere sicuri di chi siamo. La follia colpisce tutti prima o poi, soprattutto e con particolare velocità i non morti. Fai attenzione, i vincoli degli dèi sono fragili. Prendi questo, ti potrebbe servire. Premilo sul tuo cuore se senti che stai impazzendo. Creatori di tumuli. Accumula qua le tue vittime e sarà la tua ancora. Quando impazzirai, capirai. Diventeranno la tua famiglia. E ride. Un giorno impazzirai, solo, non oggi. Fidati di me, usa quest'osso e vattene da qua. Osso del ritorno. Questo pozzo è per i vacui e per i folli che accatastano le proprie vittime. Spero che tu abbia di meglio da fare. E ride di nuovo. Ok, ci ripete la stessa frase in loop. E ora, l'altra volta sono venuto qua e non mi faceva fare assolutamente niente. Vediamo se stavolta mi fa fare qualcosa. Ovviamente fuori video l'ho fatto. Offri catena vertebrale. Forse ce l'ho? Sì. Bene, scopriamo cosa serve, ragazzi. Non lo so nemmeno io stavolta. Prego, fa che sia una cosa tranquilla. La tua devozione verso il patto è aumentata. Ah, un patto! Ok, per ora è tutto abbastanza vago. Però vi ho fatto vedere come arrivarci, cosa c'è e cosa si può offrire. Quindi c'è anche il patto. Poi vi devo ancora far vedere l'anello che abbiamo recuperato da poco, che è questo.
Anello di pietra del fuoco, l'abbiamo recuperato prima, ragazzi. Le pietre sono il simbolo di un vero cavaliere. Quelle rosse vengono date in dono a chi affronta il caos con coraggio. Aumenta la quantità di danni da fuoco subiti. Perfetto. Io, ragazzi, direi che. Però, intanto, io direi che mi compro un po' di frecce, che non ne ho. Compriamo le frecce e subito dopo saliamo un po' di livello. Ok, ragazzi, ho comprato le frecce e come potete vedere non sto ancora salendo nessun'arma perché non so quale alzare. Vorrei alzarle tutte. Veramente, ragazzi, sto usando sempre l'ascia perché non ci sto trovando bene. Però se trovo qualcos'altro che mi possa piacere, la utilizziamo, eh. Altre 400 anime. Ragazzi, salirò. La forza. Ok, forza salita. Proprio adesso. Perfetto. Vi sto dicendo che non voglio farvi l'accelerazione, però almeno vi faccio vedere dal falò, dove partiamo. Vedo un po' come organizzarla, ragazzi, per rendervela più piacevole. Brucia scheggia d'osso di non morti. Io ce l'ho, no. Ok, ho scelto ai piedi della rupe insediamento di non morti. E ragazzi, vi ricordo che adesso noi potremo passare da lì, dritti. Dove vedete il personaggio puntato. È facile perché siete vicino a un falò, quindi non ci si può sbagliare. E il tizio che lancia le frecce non le lancerà, cioè il gigante della torre non ci lancerà le frecce a noi, ma le lancerà ai nemici. Prima di fare ciò, voglio passare da un'altra zona, cioè quella che abbiamo lasciato a fine video. E quindi ci troviamo proprio in quel punto, ragazzi, dove finiremo l'episodio. Ragazzi, vi faccio vedere velocemente dove stavamo. Questa è la torre, ovviamente mi stanno inseguendo un paio di loro. Lì sopra è dove abbiamo trovato, se non sbaglio, l'anello di fuoco. Mi ho fatto 2 secondi, ragazzi. Lì sopra, ragazzi, spero che capiate. Mi stanno un attimo inseguendo, quindi ho qualche problemino per scappare. E no, qua si scende. Ci vediamo di nuovo da Caterina. Ok, ragazzi, eccoci qui dove niente ci siamo lasciati nell'ultimo episodio. Dovevo fare questa boss fight, cioè boss fight, la chiamo boss fight, ma ragazzi, non mi pare abbia un vero nome, cioè quel tizio là in fondo. E lo posticipiamo e lo facciamo nel prossimo video. Spero che questo non vi dia un attimo fastidio, ma vi volevo far vedere quelle 2 o 3 cose che avevo perso precedentemente. Cioè, ci tengo comunque a fare tutto quello che c'è da poter fare su Dark Souls. Comunque, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, un saluto da Tritano. Like a Hellcat.